La splendida coppia protagonista di Sette Spose per Sette Fratelli, eccoli. Ci siamo già visti a Roma, ma in realtà tu non c'eri. Perché non? Dove stavo? Non lo so, non era ancora arrivata per la prima, quindi adesso volevo approfittare per fare qualche domanda anche a te. È giusto che sia la prima donna, deve aspettare. Appunto. Non la ricordo. Però è una cosa strana perché Roberta arriva sempre con grande anticipo. Perché io devo fare le pulizie dei camerini? Vero, no. Vabbè, è successo. È successo. E allora questa tua Milly com'è cresciuta da febbraio ad ora? Intanto ha qualche mese in più. È cresciuta nel senso che adesso viaggia. Prima si era in pianta stabile a Roma, ora si sta facendo in questo momento a Milano fino al 6 di gennaio. Poi Firenze, Napoli, Bolzano. Milly ancora devi viaggiare tanto con la sua valigia. E purtroppo ci sarà anche Adamo. Tutte e due non siete nuove ai musical. Cosa brutta che viaggiamo col carro, coi cavalli. Coi cavalli, è vero. Voglia arrivare a Bolzano. Abbiamo la dirigenza praticamente. In effetti al Sistina eravate arrivati col Calesse. Quella abbiamo ancora. Neve finta. Perché adesso che è dicembre forse la teniamo. La teniamo perché con la crisi che c'è, intanto non paghiamo la benzina, esatto. Non paghiamo il bollo, non paghiamo il superbollo. Quindi... E di questi tempi non si butta niente. Perché cambiare, voglio dire. Flavio, anche tu vieni dal mondo del musical, ormai ti senti più cantante, più attore, più teatrante, più attore televisivo? Più spettatore può andare bene? No. Non c'era nelle opzioni. Vabbè, no, non saprei, boh. A sto punto interprete. E purtroppo non so, lui sa fare tutto, quindi non si può catalogare in una di queste caselle. No. Dai, no. Cucini? Sì, oggi ho fatto una spesa. Davvero? Sì, è vero, ho fatto un'insalata con feta, noci e peperoni. Cuoco, io metterei cuoco. D'altronde la Lanfranchi è abituata a cucinare per tanti uomini. Vero, quelli veri a casa della mia famiglia, che sono quattro. Qua siamo un po' di più, vabbè, pentoloni un po' più grandi, insomma. Però, insomma, non ci si annoia, ecco, a casa Pontipì non ci si annoia. Ha detto Massimo Romeo Piparo che la voce di Flavio è comunque cambiata, perché adesso usi una voce molto più naturale. All'inizio avevi questo tono baritonale, no? Da rude boscaiolo, è vero? Sì, ma può essere magari che col tempo magari uno mette a punto più certe cose, anche se io la preferivo prima, comunque no. Perché la preferivi prima? Ma no. Così mi sembrava più in linea col personaggio, insomma, io mi piace, poi dopo aver fatto tale quale show mi piace dare a ogni personaggio una voce più caratterizzata e non è detto che debba essere per forza la mia. In realtà lui però, si annoia spesso, subito. E quindi cambio. Anche le battute, anche ogni sera io aspetto che si apra il sipario, faccio il segno della croce, di cosa mi dirà stasera. Però insomma è carino, divertente. La Milly invece sappiamo è una donna forte, una donna moderna, emancipata, che si trova a dover combattere con questa piccola realtà circoscritta nei monti. Come la descriveresti questa donna? Guarda, hai fatto un quadro perfetto di Milly Braddon. È tosta, ma è anche molto dolce in realtà, perché poi deve tenere a bada anche le sei spose, che alla fine poi si innamorano di questi fratelli, quindi 6 più 6 fa 12, da quel punto 13. Di vista lì, sei un po' Maria De Filippi, cioè, quando fa uomini e donne, stai là, ragazzi, ragazze, li mischi tutti. Non ci avevo pensato. Cioè, sei perfetta proprio su quello, eh. È geniale, non ci avevo pensato. E io posso fare il tronista. Devi aprire un po' di più la camicia. Per hai ragione. Com'è lavorare con Massimo Romeo Piparo? Ah, io sono al terzo spettacolo con lui, quindi... Sappiamo. Insomma, non aspetto nemmeno che mi dica il titolo del musical che dovremo affrontare insieme. È sempre un piacere lavorare con lui perché so che sarà comunque un bel progetto, un bel lavoro con professionisti. Diciamo che Massimo Romeo Piparo in Italia è ciò che si dice garanzia nel musical. Flavio viene invece da Grisa anche. Sì. No, non è il primo musical che faccio, però devo dire la verità, anche per me lavorare insieme a Massimo, insomma, il fatto che ci fosse Massimo era uno dei motivi per cui oggi mi trovo qua. Poi quando mi ha detto che c'era Roberta, chiaramente... Ha cominciato a scappare, ma l'abbiamo preso e l'abbiamo riportato. No, il fatto che ci sia Massimo è sinonimo di un lavoro di qualità, quindi è molto importante oggi, soprattutto per chi poi vuole fare teatro e musical, che è in questo momento molto in voga, ma ecco, perfetto. Mi ha salvato anche perché mi stava arrampicando. Così. Un saluto, ecco, un saluto da Boscaiolo e da Milly. No, quello era Ricky Martin, cazzo. Vabbè, dai. Ciao. Ha detto delle parole. Io farò un inchino alla Milly. Grazie a tutti e due, ciao.